supplichiamo la misericordia infinita di Dio, in cui ci prostriamo davanti a Lui, chiediamo perdono di tutti i peccati che gridano vendetta al suo cospetto, soprattutto del sangue innocente versato. Chiediamo all'autore della vita, all'amante della vita, di perdonarci per il disprezzo che abbiamo avuto dalla vita, o dalla vita nostra o dalla vita altrui. Abbiamo rifiutato il dono del Signore, ci siamo scagliati contro il donatore e umilmente vogliamo chiedere perdono per noi, per l'uso indebito della vita, per l'abuso della vita e per il rifiuto della vita. Chiediamo all'amante della vita, al datore della vita, a Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, perdono in questo momento. Poi verseremo l'acqua lustrale su tutti noi, su questo ambiente. Io uscirò fuori e verserò l'acqua lustrale sul campo per chiedere perdono al Signore del sangue innocente sparso in tutta la terra, in tutta la città, in tutti i luoghi, per implorare perciò la misericordia del Signore su di noi qui presenti, su questo circondario, sulla città, sul mondo intero, perché è Gesù che in questo momento chiede perdono al Padre per gli uomini, Egli che è il capo dell'umanità. O Dio grande e onnipotente, ti preghiamo in questo momento di far scendere in quest'acqua il tuo Santo Spirito, Spirito di misericordia e d'amore. O Dio eterno e onnipotente, tu hai voluto che per mezzo dell'acqua, elemento di purificazione sorgente di vita, anche l'anima venisse lavata e ricevesse il dono della vita eterna. Benedici quest'acqua, perché diventi segno della tua protezione in questo giorno a te consacrato. Rinnovi in noi, Signore, la fonte viva della tua grazia e difendici da ogni male dell'anima e del corpo, perché veniamo a te con cuore puro per Cristo nostro Signore. Benedici, o Signore, questo sale, bruci ogni peccato questo sale sul suolo dove sarà versato. Tu ordinasti al profeta Eliseo di risanare l'acqua con il sale, fa che mediante questo duplice segno di purificazione siamo liberati dall'insidia del maligno, siamo custoditi dalla presenza del tuo Santo Spirito. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Ecco l'acqua che sgorga dal Tempio Santo di Dio. Ecco l'acqua santa, a quanti giungerà quest'acqua, porterà salvezza. Dove giungerà quest'acqua, sarà abolito ogni peccato, bruciato ogni delitto, per la misericordia infinita di Dio. Aspergimi, o Signore, con l'issopo e sarò purificato. Lavemo, Signore, e sono più bianco dalla neve. Yanarana yarani mayarane shimona miyana yarenyanu Niyakarane niyana sherana
Yalirino manin coreliano, yalina maciara. Gridiamo perdono al Signore, misericordia al Padre del Cielo. Apriamo il cuore al lamento, al canto al Signore. Yalina maciara ni morena yurananu ye. Yari ni noni mani mani ale, yari namaya yara na shure dianu. Nyori ni miano kereri di mi shianta, te kereti shinati mostentoro, namu karana yena yana ni na shi. Di fuori abbiamo sperso la terra, oriente, occidente, nord, sud, abbiamo sperso questo campo con l'acqua benedetta e vogliamo implorare misericordia e perdono per noi, per il sangue sparso, per tutti i delitti commessi, per tutti i nostri peccati, per l'uso indebito della vita, per tutte le vite soppresse. Padre Santo, perdona il nostro peccato. Te lo domandiamo per il tuo Figlio, Gesù Cristo nostro Signore. O Dio, che raduni la tua Chiesa in questo giorno memoriale, benedici adesso il tuo popolo, ravviva in noi tutti, per mezzo di quest'acqua, il gioioso ricordo e la grazia del santo battesimo, in cui fummo lavato dai nostri peccati. Te lo domandiamo per Cristo, nostro Signore. Amen. E adesso diamo inizio alla Santa Liturgia. Il nostro pensiero va ai bambini non nati e appunto alla Santa Messa e per i bambini non ancora battezzati. Sono quei bambini che non hanno avuto la sorte per la cattiveria degli uomini o per la fragilità della natura umana, non hanno avuto la sorte di nascere alla vita e di cantare a Dio con la propria vita. Il Signore è l'amante della vita, perché Egli è la vita, anzi la vita che era nel Padre, il Padre l'ha dato al Figlio e il Figlio l'ha dato agli uomini. La vita nelle diverse forme, comunicata da Dio attraverso la creazione, la vita delle piante, la vita degli animali, la vita dell'uomo, e la vita visibile, e c'è la vita invisibile, la vita degli angeli, degli arcangeli, dei troni, delle dominazioni, e l'uomo, sintesi della vita spirituale e della vita materiale. Noi inneggiamo questa mattina a colui che la vita gli ha voluto partecipare alla vita agli uomini, attraverso la creazione, partecipato alla vita a tanti e tanti esseri qui sulla terra, ma attraverso un'azione particolare egli ha comunicato la vita spirituale agli esseri del cielo e all'uomo, sintesi di tutta la creazione, di quelle che sei in alto e di quelle che sei in basso.
Vogliamo perciò cantare all'autore della vita che ha diffuso il suo spirito in ogni vivente, in modo che la vita che parte da lui, attraverso lo spirito che ritorna al Padre, ritorni alla sorgente. Cantiamo a colui che dà la vita, che è la vita stessa, e chiediamo perdono a lui per il rifiuto della vita, per la preclusione della vita, soprattutto quando ci siamo macchiati di quel delitto che va sotto il nome di aborto. Oggi nella nostra città sono i dati di questa mattina, prelevati appunto per telefono dai responsabili che hanno fatto la conta degli aborti. Noi abbiamo 50 aborti settimanali all'ospedale civico e in media ci sono altri 600 aborti all'anno che non sono registrati. La media è leggermente più alta per gli altri ospedali, cioè 1.800-2.000 gli aborti dell'anno, parliamo di Palermo. Inoltre, uguali o superiori si presumono che siano gli aborti clandestini nelle strutture private, si calcola perciò 3.600-4.000 aborti almeno ogni anno qui nella nostra città. E allora sono 3.600-4.000, almeno sono i dati di quest'anno, 1999, sono circa 4.000 gli aborti commessi qui in città. È un eccidio. Se fossero cadute delle bombe e avessero ucciso 4.000 cittadini, tutti i giornali del mondo ne avrebbero parlato, ma una bomba micidiale è caduta a spezzoni in tutte le case, in tutte le cliniche, e ha ucciso tanti e tanti bambini. 4.000 morti, 4.000 bambini non nati quest'anno. E se pensate così alla serie degli anni passati, quando è incominciato a prolificare questa cattiva pianta sulla terra, la pianta dell'aborto, pensate quanti migliaia, centinaia di migliaia di morti che non sono stati battezzati davanti al Signore. Fratelli e sorelle, noi ci interessiamo della nostra città in maniera particolare. Su questa città gravano 4.000 omicidi di bambini innocenti, tutto sangue versato e grida vendetta al cospetto di Dio. Ed è di questi aborti, di questo sangue versato, che noi chiediamo perdono al Signore in questo momento. Senza pensare agli aborti iniziali, quelli che commettono tante donne quando cerchino l'utero, quando con certi aggeggi impediscono la crescita del germe già fecondato, perché quel germe fecondato che poi viene eliminato è già un'anima, è già un'anima che ha preso un piccolissimo corpo, l'inizio di un corpo.
questi non vengono numerati tra gli aborti. Quelli che portano alla spirale fanno continuamente aborti, perché sappiamo che l'uovo è già fecondato quando viene espulso, quando viene impedito di accestire là dove dovrebbe crescere. Se a questo numero di 4.000 morti in cui si è versato il sangue aggiungiamo le altre migliaia e migliaia di morti a causa della spirale, il numero cresce enormemente davanti a Dio. E tutto questo eccidio, chiediamo perdono e pietà davanti al Signore. Egli ha dato la vita e noi abbiamo rifiutato la vita, e poi ci lamentiamo che le malattie imperversano, che i mali ci sovrastano, che tutto va male nelle nostre famiglie. È un richiamo di Dio ad aprire gli occhi sui delitti che noi abbiamo commesso. E allora, fratelli e sorelle, prima di pensare a questi bambini, ci penseremo nel corso della Santa Liturgia, pensiamo a noi. Pensiamo a noi che siamo rei davanti a Dio. Per quella solidarietà che ci lega gli uni agli altri, tutti ci dichiariamo responsabili davanti al Signore e tutti chiediamo in questo momento perdono a Dio. Pietà di me, o Signore, perché molto peccato. Peccato quando trova l'animo disposto ad accogliere questa parola che distrugge. Nella liturgia abbiamo il racconto del peccato di David. David chiede perdono a Dio del doppio delitto di adulterio e di omicidio. Riconosce il suo delitto e, prostrato per terra, dice al profeta Natan: ho peccato contro Dio. Il suo dolore è grande. E Dio dice per bocca del profeta: il Signore ha trasferito il tuo peccato. Il Signore ti ha perdonato. Però dovrai piangere la pena dovuta al peccato. La colpa è stata rimessa, ma la pena in parte dovrai scontarla. È quello che deve succedere a ciascuno di noi. Il Signore misericordioso rimette la colpa, ma la pena va scontata, perché sia fatta l'equilibrio della giustizia davanti a Dio. È vero che ci sono i meriti infiniti di Cristo, ma la parte nostra ci deve essere sempre. Ecco perché dobbiamo scontare in questa vita, o se non scontiamo in questa vita, sconteremo nell'altra vita del purgatorio tutti i peccati commessi. Il Signore è buono e misericordioso. Siamo nell'anno del Giubileo e il Signore ci rimette il nostro peccato. Se noi piangiamo il nostro peccato davanti a Dio, se ci accogliamo il peccato, lo riconosciamo il peccato come peccato nostro e chiediamo perdono, Dio ci rimette il peccato, ma ci ridà l'obbligo di scontare il peccato. Però nel Giubileo il Signore rimette anche la pena dovuta ai peccati. È la grande remissione delle pene dovute ai peccati.
Sfruttiamo questo momento del Giubileo per ottenere col perdono delle colpe anche la remissione delle pene. La misericordia di Dio è infinita. Rallegratevi voi, papà e mamme, voi fratelli e sorelle, voi figli di Dio, se vi siete macchiati di questo delitto di cui abbiamo parlato, il Signore rimette la colpa e rimette anche la pena. Se nel pentimento voi farete appello ai meriti di Cristo, ai tesori nascosti di Dio che si riversano su di voi. Signore Gesù, noi ti preghiamo in questo momento, rimetti il nostro peccato, rimetti il peccato di tutti i figli, di tutte le figlie qui presenti, rimetti il peccato e rimetti anche la pena dovuta al peccato per tutti quelli che ti implorano questa mattina e per tutta questa città di Palermo che si è macchiata di questo delitto. Noi ti supplichiamo, Signore, la tua misericordia è infinita. Signore, nella liturgia c'è la tempesta sedata, la tempesta che ci ha colti nel cammino della vita, ecco che viene sedata dal tuo intervento. Intervieni, o Signore, nella nostra vita turbolenta, nel nostro mare in tempesta. Comanda tu, o Signore, al mare, perché i marosi cessino. Comanda tu al vento, perché il vento cessi dall'infuriare. Comanda tu, o Signore, perché di nuovo diventi calma la nostra vita, perché si faccia bonaccia nella nostra vita. Ma tu chiedi, Signore, la fede. Fa che noi crediamo in te, crediamo nella tua misericordia infinita, crediamo nella tua bontà e ricorriamo a te mentre la tempesta infuria. O Signore, in questo momento noi facciamo ricorso a te. Comanda tu al mare di calmarsi, comanda tu al vento di cessare, comanda tu alla nostra vita di rimettersi in cammino, comanda tu alla barca della nostra esistenza di rimettersi tranquillamente sulle acque e continuare la propria navigazione. Signore Gesù, vogliamo imbarcarti nella nostra vita. Vogliamo imbarcarti nella nostra barca e noi saremo al sicuro. Potremo così proseguire dopo la tempesta. Potremo proseguire il viaggio e sicuramente arrivare al porto dovuto. Grazie, Signore Gesù. E adesso, fratelli e sorelle, innestiamo la preghiera per la guarigione nostra, dei nostri cuori, per la guarigione di tutte le persone che si raccomandano a questa comunità in preghiera in questo momento liturgico. E poi siete pregati, voi mamme, voi papà, voi figlie e figlie, voi conoscenti che volete così prendervi cura di un bambino davanti a Dio, di scrivere i nomi dei bambini che volete raccomandare al Signore. Io prego le mamme, i papà, di scrivere il nome del bambino, della bambina, e di presentarla al Signore al momento della consacrazione, perché la misericordia di Dio scende come acqua lustrale,
come acqua rigeneratrice su questi bambini che vengono così immersi nella misericordia infinita di Dio e vengono battezzati. Chiedete innanzitutto perdono al Signore, voi mamme, voi papà, di quello che avete fatto. Date il nome al vostro bambino, alla vostra bambina. E voi che siete a conoscenza di persone che non sono presenti, e chiedere in questo momento la remissione del loro peccato e l'adozione di questo bambino, voi anime generose, pregate e scrivete anche il nome del bambino che volete presentare al Signore, perché si è immerso nella misericordia di Dio. Questa immersione avverrà dalla consacrazione alla comunione. I bambini saranno immersi nella misericordia infinita di Dio in questo momento che passa tra la consacrazione e la comunione, quando Gesù, che si è incarnato per noi, è morto per noi, ha effuso il sangue per noi, è presente su questo altare. I bambini saranno immersi nel sangue che sgorga dal petto di Cristo, nell'acqua lustrale, nell'acqua santa che sgorga dal petto del Salvatore. Saranno battezzati nella misericordia di Dio per la clemenza del Signore. Voi intanto scrivete i nomi di questi bambini, e stando ognuno al vostro posto, perché è un'azione segreta che avviene tra noi e il Signore, voi presentate i vostri bambini. Poi alla fine, se vorrete, potete presentare qui all'altare, dopo la comunione, i biglietti, se volete. Se non volete, distruggeteli, perché già i bambini sono stati immersi nella misericordia del Signore. E allora precediamo con ordine. Prima imploriamo la misericordia di Dio su tutti i sofferenti, su noi e su tutte le persone che si raccomandano alla nostra preghiera. E ti chiediamo di guarirci tutti questa mattina da tutte le nostre infermità fisiche, psicologiche, spirituali. Signore Gesù, la tua misericordia è infinita. Tu sei venuto non per condannare, ma per salvare. Sei venuto per tutti. Tu sei il medico delle anime e dei corpi. Non hanno bisogno del medico i sani, ma i malati. Tutti siamo afflitti da malattie, malattie dello spirito, malattie della sfera psicologica, malattie fisiche. Tutti abbiamo qualche malanno addosso. Signore Gesù, questa mattina sia una mattinata di grazie. Ti ringraziamo, Signore, perché hai già cominciato a guarire. Hai guarito un cuore. Hai guarito la cirrosi epatica, un uomo. Hai smorzato la febbre di un bambino. Hai visitato tanti malati con tanti dolori alla schiena, all'osso sacro, alla nuca, agli arti inferiori, che sono scomparsi questi dolori. Hai messo mano a un tumore che viene fermato e regredisce. Hai toccato la testa di una persona, l'ipofisi malmenata di una persona,
La stai guarendo. Signore, ti ringraziamo di quello che stai compiendo in questo momento. Stai dando il dolore a tante persone, ma col dolore anche la consolazione di essere stati raggiunti dalla tua grazia. Di tutte queste grazie, Signore, noi ti ringraziamo in questo momento e chiediamo a te, o Signore Gesù, di interpellare il Padre perché la misericordia divina non ci venga mai meno. Amen. Amen. E adesso quello che dovete fare, innanzitutto ora ci sarà la raccolta delle elemosine. Io ringrazio tutti quelli che hanno collaborato per la riparazione del tetto e anche del soffitto, ma vi prego ancora di dare la vostra offerta per la remissione anche dei vostri peccati, per continuare a saldare i debiti che abbiamo contratto. Però date quel che potete, non facciamo nessuna pressione, e quelli che non possono dare nulla preghino, perché quelli che possono dare diano ancora. L'elemosina distrugge il peccato, ce lo dice la scrittura. Redimi il tuo peccato con l'elemosina. Dare a Dio significa dare alla misericordia di Dio che scenderà su di noi. Se noi diamo uno, riceveremo il centuplo in questa vita e nell'altra. Poi vi raccomando di scrivere il nome per conto vostro durante il periodo che passa tra la consacrazione e la comunione. Pregate intensamente per questi bambini, perché abbiano la misericordia di Dio, con il loro battesimo nella sua appunto misericordia, e per il perdono di tutti i delitti commessi, chiunque li abbia commessi. Poi farete una croce sulla vostra fronte e sul nome del bambino che voi volete che sia battezzato nella misericordia del Signore. Perché l'angelo sterminatore che passa non abbia a colpire quelli che non trova segnati col segno della croce, col tau della salvezza. Per cui nel periodo che passa tra la consacrazione e la comunione, nel silenzio del cuore, compiti questi gesti e implorate la misericordia di Dio e date voi stessi il nome al bambino e date col nome al bambino anche il perdono al bambino che avete defraudato dalla vita, chiedendo la misericordia del Signore. Allora ci sarà una grande festa in cielo. Proprio dopo la comunione verranno tutti i bambini qui davanti all'altare, ma ci saranno i bambini invisibili con loro che godranno e canteranno l'alleluia insieme con i bambini visibili. Sarà una grande festa, ma prepariamo la festa nel dolore, nella serietà, nel silenzio e nel segreto, senza nessuna pubblicità. Canto numero 162. Ci presentiamo a te, ci vogliamo immergere nella tua infinita misericordia. Padre Santo, ci presentiamo a te con i nostri peccati, noi padri, noi mamme, noi fratelli, noi sorelle, noi tutti che in qualsiasi maniera abbiamo collaborato
o abbiamo delle responsabilità in materia. Padre del cielo, buono e misericordioso, stendi la tua mano su di noi e perdonaci. Stendi la tua mano sui bambini che ti presentiamo, perché ti facciano corona in cielo e cantano le tue lodi, cantano a te per tutta l'eternità. Padre del cielo, in questo momento, in questo solenne Pater, vogliamo congiungere tutte le mani e vogliamo gridare. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivrai nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Con il tuo spirito. Scambiamoci un segno di amore fraterno. Un canto tra cielo e terra, un canto di ringraziamento all'amore infinito di Dio, a colui che la vita è dalla vita, a colui che vuole che noi tutti cantiamo la vita. O Signore, io ti presento tutti questi bambini che sono qui davanti all'altare, sono i bambini nati, ma ti presento anche per le mani di Maria nostra madre, ti presento i bambini non nati, sono più numerosi dei bambini nati e si fanno corone in questo momento all'altare. Nostra madre te li sta presentando e vogliamo unire il nostro canto, il canto di questa assemblea, al canto degli angeli, al canto dei bambini, al canto di tutti, perché si innalzi a te l'inno di benedizione e di lode, o Dio della vita, o Dio amore eterno, che domini sopra il peccato degli uomini, che distrugge il peccato sulla terra, che trionfi sempre, perché tu sei l'amore eterno, sei la misericordia eterna, tu sei la vita.